la prostituzione invece che essere semplicemente gestita come può essere in Svizzera, come la nostra Lena ci ha Germania. gestite nel film. E per cui penso che la priorità dovrebbe essere la sicurezza delle Certo. lavoratrici e come dice giustamente, ma anche da un punto di vista legale, si vanno a togliere dei proventi alla criminalità organizzata e si portano nelle casse dello Stato. Quindi poi, insomma, se vogliamo fare un dibattito politico, questo No, probabilmente no, no, però direi di insomma, no. penso. Chiederei però a Sabrina che cosa ne pensa, se è d'accordo Sai, e io come ha penso che la lavorato su. prostituzione c'è, non è che è bandita, è un reato lo sfruttamento della prostituzione, quindi noi ci troviamo come sempre di fronte alla grande ipocrisia di questo paese. Quindi io lascio che tu fai questo, però dato che è un mestiere pruriginoso, se ti ammazzano per strada io non c'entro niente. Quindi sono sempre problemi che vanno anche oltre l'etica, proprio perché diventano inevitabilmente problemi politici. Per cui che posso pensare? Io dico che quando c'è va anche tutelata, se no non ci deve essere. Ma questo non è solo, ecco, per la prostituzione, noi ormai questa tripla maniera di vedere le cose la stiamo proprio attuando su tutto. E come dicevamo, no, l'esasperazione di certi temi, quindi se dici spazzino, lo spazzino si offende o c'è sempre un paladino di questa minchia praticamente che difende il fatto che Non tu si può devi dire minchia, chiamare operatore ecologico perché spazzino è tutto un montare di grandi sciocchezze, dopodiché credo che lo spazzino, che sia chiamato spazzino o certo, operatore ecologico, poco cambia. poco cambia e soprattutto non credo che questo sia corrispondente al fatto del rispetto della sua professione o di certi diritti. Noi molto spesso, cioè, il cinema è stato sempre una voce libera nel paese. Diciamo che lo analizziamo spesso, il paradosso, la doppia, tripla morale, la analizziamo spesso. Poco cambia però e questo è il problema. E quindi sulla prostituzione è di fatto una professione perché esiste e non viene regolamentata, chiaramente, perché non rientra nelle professioni che così, il buon costume ritiene giusto regolamentare. Non so, ti dico, storie, tanta. Rispetto a questo lunga. Grazie.